miele che poi diventa sale se stiamo insieme a pranzo. Miele a pranzo, questa è nuova. Allora, eccoci qua, bentornati su Stile Libero. Oggi un format tutto nuovo. Siamo dentro una macchina, la macchina di Edoardo Mecca. un uomo, Ma no, ma mille non è mia, voci. io questa l'ho rubata. Ah, Ah, allora no, che una macchina che scherziamo. era No, scherziamo che poi mi ritrovo la polizia. Ha No, tolto la targa arancione. no, ma è mia. In questo nuovo format, come potrebbe trovarsi Frank Matano? Ma questo è un format bellissimo. Anche se io preferivo nuotare a rana. Vabbè, però guarda, stia libero anche al suo perché, ammettilo, dai. No, è una cosa, una figata, ma lo propongo pure a Matteo. Come è cambiata la tua vita grazie al web? Ma la mia vita è cambiata sicuramente in peggio. Cioè? No, prima ero felice, adesso sono depresso. No, scherziamo. Il successo uccide, attenzione. Essendo il web si propone come nuova piattaforma, quindi chiaramente una proposta diversa, più immediata. Si cerca di trovare quell'elemento che possa unire magari il talento con la cosiddetta viralità. Uno su mille ce la fa, dan, dan, dan. Ma quanto dura la salita? Ma sai, in questa bella giornata di sole, in questo viaggio, io speravo di avere accanto Anna. Invece siete piombati voi due su questa macchina. Lo so, ma noi abbiamo chiesto il permesso. Lo sai? Lo sai che io ho un volante deluxe? Ma dalle mie mani, sono troppo grandi. Immagino. Senti Gianni, ma io immagino che se tu dovessi battermi un 5, io tornerei a casa con l'arto prima. Torneresti a Roma. Il mio 5 è più veloce di un Frecciarossa. Perfetto, allora va bene, possiamo metterci d'accordo. Facciamo a gara, facciamo. Se sei in ritardo, se sei in ritardo ti posso aiutare. Va bene. La tua passione, diciamo, queste continue imitazioni, questo voler fare l'attore. È una passione che ho da quando sono bambino, quindi mi è sempre piaciuto far ridere gli altri. Mi sono sempre piaciuti i film, gli attori, quelli di teatro, quelli veramente bravi. Ho iniziato a studiare teatro all'età di 16 anni, ho studiato canto. E sì, mi sono laureato al DAMS di Torino in teatro, storia del teatro e teoria arte dell'attore teatrale. Quindi ho fatto la tesi triennale e poi specialistica dei 2 anni. E chi più ne ha più ne metta. E chi più ne ha più ne metta. Cioè, una sorta di enciclopedia vivente sul cinema. Non sembra, ma ho anche una discreta cultura. Poi mi si è avvicinata la proposta del web, qui con la prima produzione che mi aveva proposto di fare da frontman per questi video del web. Io non conoscevo assolutamente questo nuovo portale su YouTube. Certo. Loro sono la Ferra Film, che saluto. Salutiamo Ferra Film. Questa città, per noi che veniamo da Roma, no? Insomma, le peculiarità, ciò che salta subito all'occhio sono la Mole Antonelliana, sì, e il Museo Egizio. Beh, ovviamente, fantastico. Sì, assolutamente uno dei più belli. Il fatto però è c'è dell'altro, c'è molto altro. Beh, ci sono tanti egiziani che se tu mangi il kebab ne trovi tanti a Torino. Ce ne stanno parecchi? Sì, tanti, sì, adesso sì, ti fanno i salsa piccanti. Ah beh. Sì, ce ne tanti. Quindi da museo egizio a ristoranti egizio. Venite a visitare Torino, la provincia, ma il Piemonte in generale, ci sono le Langhe. E poi c'è la Bagna Caudane, eh. No, allora, il piemontese è questo. Ah, mi sono a Turin, no? Parlo parei a Turin, eh? Oh, basta, la mia le mangia la bagna cauda. Poi, se però invece lo slang torinese, no, parlano tutti così, hai capito? Che no, che stai dicendo? Perché poi in realtà di piemontese non c'è nessuno, perché chiaramente essendoci stata la Fiat, le industrie, tanti dal sud sono venuti giù, quindi si è un po' mischiato anche il dialetto, quindi minchia, oh, ma cosa stai dicendo? C'è un po' ma contaminato, sì, oh, diciamo. Cioè, tutto così, oh. Hai capito? Ma pensa parlassero Moratti e Berlusconi, se... Ah, vabbè. Magari su qualche derby. No, io con i milanisti tendo a parlarci poco, voglio dire. Però magari Silvio è un ragazzo sicuramente simpatico. Beh, magari non sono più ragazzo, però se vuoi Moratti ti posso invitare alle mie cene. Olè, così sono tutti più contenti. E almeno lì c'è un po' di figa. Grazie per averci seguito, se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, senti, condividete, prego.
Allora, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace e condividetelo, così almeno... Okay. Stile libero, seguitelo sui social, su Facebook. Ma in un gioco. Abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio da Gianni. Gianni, però non mettere la mano davanti, sennò copri tutto. Eh no, sennò copro tutta l'inquadratura.